Sapete quanta parte del bilancio dell'università di Harvard è fatta dalle donazioni dei privati? Il 48%. Ora, di fronte a questo dato, sento spesso ripetere che questo può accadere negli Stati Uniti perché negli Stati Uniti chi dona può detrarre dalle tasse e che da noi invece il livello delle donazioni è molto più basso. Perché non c'è questo trattamento fiscale. Questo non è vero, è semplicemente non vero. Ci sono delle piccole differenze tra noi e gli Stati Uniti, ma sostanzialmente noi possiamo detrarre come loro, in alcuni casi un po' meno, in alcuni casi addirittura un po' di più. Il problema della donazione non è motivato né qui né negli Stati Uniti dalla esenzione fiscale. È importante, contribuisce, ma non è il primo fattore. Si può dare un altro dato. Sapete quanto donano gli americani rispetto agli italiani? Beh, circa 66 volte di più. Ora, non c'è nessuna misura comparativa tra l'Italia e l'America di questa dimensione. Non è il prodotto lordo, non è la popolazione, eccetera. È semplicemente una cifra incredibilmente più alta. E come abbiamo appena detto, non è dovuta al trattamento fiscale. A cosa è dovuta allora? È dovuta sostanzialmente al diverso atteggiamento che c'è in America e in Europa in genere rispetto al problema del donare. Negli Stati Uniti il comportamento del donare, diremmo con il linguaggio di oggi, è di default, cioè tutti donano. Se si hanno un po' di soldi bisogna darne una parte. Da noi invece il comportamento di donare è un comportamento eccezionale. Chi lo fa è un benefattore. In America chi lo fa è una persona comune, fa semplicemente il suo dovere. Tanto vero che persone molto molto ricche che non donano sono immediatamente viste male, mal considerate. Da noi questo invece è facoltativo. Perché accade questo? È scritto nel capitolo del libro, ma vi do una sola indicazione. In America il comportamento del donare, più che con questo nome, è conosciuto con un altro nome. Si chiama give back, restituire.